most of Europe has been crushed under the Axis boot, making the war for North Africa crucial. Sniper Elite 3 è il terzo episodio della fortunata serie di cecchinaggio sviluppata da Rebellion, in uscita il 27 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC, nonché sulle console di vecchia generazione. Per diversificare un po' il titolo rispetto ai vecchi capitoli, il team ha scelto, fra tutti gli scenari della Seconda Guerra Mondiale, la campagna d'Africa, in modo da proporre un setting insolito. La principale novità di Sniper Elite 3, insomma, è proprio l'ambientazione africana. Il protagonista non è altro che un cecchino statunitense, un soldato scelto che da solo si infiltra nelle ben presidiate basi dell'asse con il compito di sabotare gli armamenti nazisti. La realizzazione dell'ambiente di gioco si interfaccia direttamente con il gameplay. Gli scenari sono vasti ed ogni vallata è ben presidiata da un buon numero di soldati nemici che al primo rumore verranno a cercarvi. Gli obiettivi talvolta distano tra di loro anche mezzo chilometro, costringendo il giocatore ad una continua avanzata, anziché agli interminabili appostamenti a cui il mestiere del cecchinaggio ci ha spesso abituati. La strategia che il gioco ci invita a seguire comincia con la valutazione dell'area e delle sue minacce mediante binocolo. È possibile poi taggare i nemici così da avere sempre ben chiara la loro posizione. Segue il momento di imbracciare il fucile, regolare lo zoom e far fuoco anzitutto sui bersagli più lontani e più isolati. Magari dovremo costringere i soldati ad allontanarsi dalla loro posizione, creando un diversivo per eliminarli uno dopo l'altro. Dalle prime prove è emerso un gameplay ben bilanciato fra simulazione e disimpegno. Prima di ogni colpo è bene stabilizzare il respiro e assicurarsi che nessun soldato stia circolando attorno al vostro bersaglio. Eppure, l'hitbox dei nemici non è mai troppo piccolo e la kill cam sarà ben felice di sottolineare in slow motion la perforazione delle ossa e degli organi interni, in nome di una ben marcata spettacolarità. Se proprio dobbiamo trovare dei difetti, questi vanno ricercati nell'intelligenza artificiale non proprio realistica. I nemici calcolano al millimetro la posizione da cui è partito un colpo, ma difficilmente si allontanano dal percorso scriptato assegnato o avvertono la nostra presenza anche se gli passiamo praticamente accanto. Una serie di problematiche che speriamo siano corrette nei mesi a venire, così da esaltare l'ottimo level design. Sniper Elite accantona la fredda Stalingrado per avventurarsi nel Nord Africa. Lo fa per rinnovare il level design, proponendo scenari vasti e un gran numero di approcci differenti. Nei panni di un cecchino nordamericano avremo il nostro bel da fare, fra sabotaggi di armamenti e uccisione di VIP nazifascisti. Per il momento la strada intrapresa è quella giusta. Speriamo solo che il team riesca a risolvere i problemi legati all'intelligenza artificiale. Se così fosse, avremo finalmente per le mani uno sniping game che farà felici tutti gli appassionati del genere.